Da lunedì 6 a domenica 12 febbraio, il Palazzo delle Arti di Napoli propone un percorso nella Cina contemporanea attraverso cinema, foto, arti visive, musica, reading letterari e cucina. La manifestazione ha per titolo 1001 Cina, un'iniziativa dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, realizzata attraverso il suo Istituto Confucio. Con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune ed inaugurata alla presenza dell'ambasciatore della Cina Jing Wei. I tanti linguaggi della Cina contemporanea, così come si sviluppano attraverso la letteratura, attraverso le arti, attraverso il cinema, attraverso la calligrafia. Quindi credo che sia per la città una bella occasione, perché le nostre iniziative sono aperte alla città, qui al PAN e al Teatro di Corte a Villa Pignatelli a partire da questa sera, e mi pare anche una bella collaborazione tra l'Orientale e il Comune di Napoli. È una mostra che in qualche modo assimila due concetti con cui stiamo lavorando anche al PAN: uno che riguarda la contemporaneità, cioè i linguaggi del contemporaneo e dunque la visione di una Cina moderna dell'oggi, e la trasversalità delle arti, poiché anche in questa manifestazione, come già al PAN, si sta lavorando molto sulla visione della cultura attraverso le sue forme più diverse. In Cina la calligrafia ha un valore storico, culturale ed estetico che la rende una vera e propria forma d'arte, la più raffinata, in stretta connessione con la pittura. È uno degli strumenti preferiti, infatti, per dare forma visiva al proprio animo e spazio alla creatività. Di particolare pregio, perciò, è la presenza al PAN di un'artista calligrafa come Sun Xiaoyun, alla quale chiediamo dell'importanza della sua arte nella tradizione cinese e di cosa l'abbia colpita in questa esperienza a Napoli. 在中国绘画中间的地位是至高无上的，它有5000年的这个发展的历史。中国书画，书画放在前面的，书画同源也是讲书法和绘画之间的关系。中国人在这个绘画当中，是把书法的笔法用在绘画上面，这才是中国画的最高境界。 我对拿破里印象非常好，他是有，我这次才知道这个拿破里是比罗马的历史还要早有3000年的这个文明史，对我们中国的这个古老的文明古国来讲，应该拿破里跟中国的文明史、中国的这个东周时代，是吧？就那个历史很接近，所以我对拿破里充满这个文化上面的敬意。 也充满一种向往，所以我来到拿破里，感到一种真的很愉快。对拿破里，我充满一种神秘和向往，也是一种探索之旅啊。所以还有几天，我会在拿破里的各种文化景点会细细的观看，细细的游览。